Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di true crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Cosa ha spinto un bravo ragazzo, brillante, ambizioso, sempre pronto a mettersi in gioco, a tentare di uccidere barbaramente i suoi genitori? La mania della perfezione, del controllo, un mero interesse economico o altro? Oggi vi racconto una storia ricca di colpi di scena dove nulla è come può apparire. Vi racconto la storia di Marco Eletti, il concorrente dell'eredità e della sua follia omicida. San Martino in Rio è un comune di circa 8.000 abitanti in provincia di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna. Si trova nella pianura padana e dista 15 km da Reggio Emilia, mentre a nord-ovest confina con Correggio, i luoghi dei misfatti della Cianciulli, nonché la città natale dell'artista Ligabue. Ed è proprio a Correggio che il 22 maggio 1988 si celebra il matrimonio tra Paolo Eletti e Sabrina Guidetti. E il 15 ottobre dello stesso anno nasce il piccolo Marco. Il piccolo Marco è frutto di una relazione precedente di Sabrina e a San Martino, dove i coniugi abitano, in tanti ne sono a conoscenza. In molti infatti sanno dello slancio generoso di Paolo che ha accolto con la gravidanza, ha riconosciuto Marco e gli ha dato il suo cognome. Paolo viene descritto da tutti come un padre esemplare, anche dal sindaco Paolo Fuccio e dalla sua vice Luisa Ferrari, che è stata una sua compagna di scuola e dunque lo conoscono molto bene. Nel 2021 Paolo ha 58 anni ed è in pensione. Sabrina ha 55 anni e lavora ancora come parrucchiera, mentre Marco, ormai 33enne, è un impiegato tecnico, ma anche uno scrittore. Ha autoprodotto infatti ben 6 romanzi con un discreto successo e ne ha altri in produzione. Marco sul suo profilo web si definisce scrittore per lavoro e per passione, amante della cucina della sua terra, della moto su cui partire senza meta in compagnia, dell'erba e dei silenzi della campagna. Il ragazzo lavora in un'azienda di Rubiera dove si occupa di manualistica sulla sicurezza e vive con la sua compagna a Reggio Emilia. Marco Eletti è descritto come un ragazzo brillante, ambizioso, sempre pronto a mettersi in gioco, come quando ha partecipato alla trasmissione televisiva L'Eredità come concorrente. Marco ha anche un suo blog dove si racconta e racconta le sue esperienze. Una famiglia dunque all'apparenza perfetta e tranquilla, sempre ammesso che le famiglie perfette esistano davvero. Marco, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Flavio. Marco Eletti, Esatto. cognome impegnativo di San Martino in Rio, impiegato responsabile in un ufficio di manualistica. Esatto, mi occupo di documentazione tecnica, ho abbastanza responsabilità, insomma. Fidanzato con Giulia, andrete a Esatto. convivere e scrivi anche Sì, romanzi. esatto, sono un autore, ho già pubblicato 2 romanzi e diversi Quella. racconti. Sabato 24 aprile 2021. Tra le 16:57 e le 17:01, Marco Eletti chiama 2 volte il 118 dalla casa dei suoi genitori in San Martino in Rio, in via Magnanini 13. Nella prima telefonata si percepisce, subito dopo il pronto dell'operatore, un agitatissimo Marco dire: "Guardi, se anche li ho ammazzati, non lo so". Nella seconda telefonata, invece, che dura 8 minuti, Marco racconta di essere ritornato a casa e di aver trovato il padre a terra con di fianco un martello. Alla richiesta dell'operatore di verificare segni vitali, Marco risponde che inizialmente aveva visto il padre muovere la bocca e lo vedeva respirare, ma che ora non respirava più. L'operatore invita il ragazzo a praticare il massaggio cardiaco. Nel frattempo Marco riferisce che sua madre è a terra con le vene tagliate e un coltello in mano. All'operatore del 118 Marco riferisce di aver lasciato da soli i suoi genitori mentre stavano dormendo. Dice che aveva mangiato con loro e che loro avevano bevuto del vino mentre lui no.
che avevano avuto una discussione, avevano litigato per questioni riguardanti la casa e che la loro non era una famiglia perfetta. Ma cosa è successo quel sabato pomeriggio in casa Eletti? All'arrivo dei soccorsi, la scena che gli si para davanti è agghiacciante. Paolo è stato ucciso a martellate. Si contano 19 colpi sulla sua testa. E Sabrina è in coma per una massiccia somministrazione di benzodiazepine. Ha un polso tagliato e un altro con segni di legatura. Marco sostiene di aver pranzato con i suoi genitori e di essere uscito nel pomeriggio, di essersi accorto di aver dimenticato il portafoglio lì e allora era ritornato, trovando così in quel momento i corpi dei suoi genitori. Sin da subito gli inquirenti hanno ravvisato numerose contraddizioni nelle sue versioni dei fatti. Innanzitutto Marco riferisce di aver trovato suo padre agonizzante in soggiorno e di aver spostato il martello ai suoi piedi, mentre gli operatori del 118 hanno testimoniato di aver trovato il martello alle spalle di Paolo e di averlo spostato per favorire le operazioni rianimatorie. Sballano gli orari dei messaggi inoltrati alla sua fidanzata quel sabato pomeriggio e sballano anche gli orari dei suoi spostamenti in auto, in base alla rilevazione delle telecamere di videosorveglianza che sono poste all'ingresso del paese. Ci sarebbe un buco di mezz'ora in quegli spostamenti, mezz'ora che Marco non riesce in alcun modo a giustificare. E poi l'incendio sviluppato nel garage. Questo incendio si è sviluppato all'interno di un contenitore metallico nel quale c'erano dei guanti, delle fascette da elettricista e altro materiale. Marco sostiene di essere entrato in casa, aver sentito l'odore di bruciato e aver spento quell'incendio con una secchiata d'acqua. Ma non è stato in grado di dire se questa operazione l'ha effettuata prima o dopo aver rinvenuto i corpi straziati dei suoi genitori. Un altro giallo è quello dei cellulari dei genitori di Marco, che non sono stati inizialmente trovati dai carabinieri, mentre sono stati sequestrati tutti i dispositivi multimediali di Marco, cellulare, computer e altro. Durante le indagini è emerso che a Sabrina Guidetti è stato somministrato un ingente quantitativo di benzodiazepine, sostanze però che non sono state rinvenute né a casa dei genitori di Marco né nella sua abitazione. In sede di interrogatorio è lo stesso Marco a dichiarare di aver effettuato diversi acquisti online di quelle sostanze. Marco racconta che il padre Paolo Letti soffriva di insonnia e che i farmaci che gli avevano prescritto ormai non avevano più alcun effetto e che quindi si era rivolto al figlio per chiedergli di acquistare online quelle sostanze, indicandogli anche il sito da quale fare gli acquisti. Marco aveva fatto acquisti a metà e fine anno del 2020 e all'inizio del 2021 e aveva fatto sempre consegnare la merce a casa sua perché sosteneva che il padre non poteva essere in casa perché è impegnato nell'accudimento dell'anziana nonna. Ad attirare ulteriormente l'attenzione su Marco sono state le sue ricerche online. Infatti aveva fatto diverse ricerche su queste sostanze e sull'effetto che avevano sulle persone, su come stordire le persone. Inoltre, gli erano state trovate delle ricette veterinarie di queste sostanze che risultavano essere molto sospette. Inizialmente, il movente di questo brutale omicidio sembrava essere una lite scaturita da questioni patrimoniali sulla proprietà della casa. L'immobile era costituito da due appartamenti e la nonna di Marco era morta recentemente, lasciandone uno. Marco avrebbe preferito vendere tutto l'immobile e dividere il ricavato, mentre i suoi genitori preferivano mantenere la proprietà e avrebbero preferito che Marco con la sua ragazza fossero andati a vivere nell'appartamento che apparteneva alla nonna. Nel corso delle indagini è emerso però un elemento che ha gettato tutta un'altra luce su questo caso. È emerso una retroscena inimmaginabile. È emerso che Paolo Eletti aveva una seconda vita, nel senso che non si riconosceva nella sua identità di genere. Aveva creato un profilo Facebook con
con un falso nome, sul quale cercava relazioni extraconiugali. Marco avrebbe scoperto questa cosa, che non sarebbe stato in grado di accettare. Si è scoperto inoltre che Sabrina Guidetti, proprio poco prima dell'omicidio di suo marito, aveva contattato un avvocato per procedere alla separazione. Marco Letta è stato rinviato a giudizio per l'omicidio di Paolo Eletti e il tentato omicidio di Sabrina Guidetti. La difesa del giovane, che inizialmente si proclamava innocente, ha chiesto l'insussistenza delle aggravanti contestate, ovvero i futili motivi, l'utilizzo di sostanze benefiche, la premeditazione e il grado di parentela. L'esito dell'esame del DNA ha dato conferma di ciò che già sapevano familiari e amici più stretti. Paolo Eletti era il padre di Marco, sì, ma non a livello biologico. Questa cosa ha avuto un effetto dirompente a livello giudiziario, perché il GUP ha cancellato l'aggravante. A sostegno di questa scelta sul piano giuridico ci sono altre sentenze della Corte di Cassazione su casi analoghi. Durante il processo c'è un altro colpo di scena. Il 9 dicembre del 2022 Marco ha chiesto di parlare e ha confessato: devo ammettere a voi e a me stesso la responsabilità che ho sull'accaduto. In tutto questo tempo mi sono state vicine molte persone, familiari e avvocati, che mi hanno aiutato a riflettere sul fatto. E grazie a queste riflessioni posso dire a voi e a me stesso che devo ammettere sia a voi che a me stesso le responsabilità che ho sull'accaduto. Un peso con il quale non è facile confrontarsi, un peso che ti opprime e che ti spinge in un baratro. Marco ha ammesso così le sue colpe davanti al giudice Cristina Beretti e alla giuria popolare. La madre di Marco, Sabrina Guidetti, durante il processo ha attraversato diverse fasi. Inizialmente difendeva a spada tratta suo figlio. In seguito alla confessione ha cominciato ad adombrare la possibilità che ci fosse coinvolta una terza persona. E poi, secondo il racconto del suo nuovo compagno, ha anche pensato di prendersi lei la responsabilità dell'omicidio pur di scagionare il figlio. Sabrina Guidetti, tutelata dal suo avvocato, ha deciso di non costituirsi parte civile e ha presenziato ad ogni singola udienza. Dopo la testimonianza di Marco, il processo è ripreso e sono stati ascoltati i testimoni chiamati dall'accusa. Per la maggior parte erano i primi soccorritori del 118 e i carabinieri. In aula sono state fatte sentire le telefonate concitate fatte da Marco col 24 aprile, dalla villa dei suoi genitori in San Martino di Rio. Telefonate in cui lui era molto agitato e nervoso. Durante il processo sono stati analizzati tutti gli elementi per comprendere se quell'omicidio fosse stato premeditato. Ad esempio, sono state analizzate quelle ricette veterinarie che secondo l'accusa erano state falsificate per poter ottenere le sostanze per narcotizzare i genitori. Marco invece sostiene che aveva già a disposizione quelle sostanze. Nel ripercorrere quasi per fotogrammi i momenti salienti di quel maledetto 24 aprile 2021, affiora una meticolosa preparazione, come testimonia il maresciallo Inangeri. Dalla ricerca nei 6-7 mesi precedenti sulle benzodiazepine e veleni, alla prova dei possibili effetti su se stesso, sino alla discussione con la fidanzata nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio, sul portale o meno i bignè preparati da lei al pranzo che Marco avrebbe avuto quel sabato. La ragazza infatti non voleva che Marco li portasse, perché non le erano venuti abbastanza bene. Secondo la ricostruzione del maresciallo del Racis, Marco ha preso quei bignè senza farsi scoprire dalla sua fidanzata e li ha portati a casa dei suoi genitori. Marco è uscito di casa alle 12 e il tempo di percorrenza dalla sua abitazione all'abitazione dei suoi genitori è generalmente di 20 minuti, ma lui è arrivato alle 13 e allora cosa ha fatto in quel lasso di tempo, in quella mezz'ora che non torna? Beh, Marco si è fermato in una pasticceria per acquistare altri dolci. Ma per quale motivo? Sicuramente, secondo la ricostruzione dei carabinieri, per avere dei dolci puliti da mangiare insieme ai suoi genitori.
Tuttavia, qualcosa va storto. Evidentemente quei bignè li mangia solo Sabrina. Alle 13.45 la madre sta già dormendo, probabilmente è già in coma, dal quale si risveglierà molte settimane dopo. Il padre evidentemente non ha mangiato i bignè e sta riposando sul divano della sala. A questo punto Marco Eletti si trova davanti a un imprevisto non calcolato. Alle 13.47 compie una ricerca sul browser Tor, incentrata su omicidi col martello. Si trova insomma a dover mettere in piedi un piano inaspettato, una sorta di piano B, sfociato poi nelle 19 martellate con cui ha ucciso il padre. Marco sostiene di aver fatto quella ricerca per documentarsi per uno dei suoi video. Durante il processo sono stati ascoltati anche consulenti della difesa, che hanno sottolineato che Marco non fosse infermo mentalmente, ma che in quel drammatico gesto di quel maledetto 24 aprile fosse il frutto di una grandissima fragilità interiore, causata anche dalla situazione familiare molto complessa. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Reggio Emilia, dopo 2 ore di Camera di Consiglio. La richiesta del PM era ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Marco Eletti è stato condannato a 24 anni e 2 mesi per l'omicidio di Paolo Eletti e per il tentato omicidio di Sabrina Guidetti. A Marco è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione, mentre sono cadute le altre 2 aggravanti, ovvero i futili motivi e l'utilizzo di sostanze benefiche. È stato assolto anche per l'accusa della ricettazione delle ricette per poter ottenere le benzodiazepine. Le dichiarazioni della madre dopo la sentenza di condanna di Marco sono: è andata bene, dopo si vedranno i passi successivi. Sono sollevata, non gli porto rancore, un po' alla volta cercheremo di recuperare un rapporto tra noi. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché nella community lascio spesso gli aggiornamenti sui casi che continuo a seguire. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!